il trailer di GTA 6. Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi andiamo a vedere il nuovo trailer di GTA 6, a fare una reaction. Io l'ho già visto alcune piccole particine, però ho detto no, me fermo subito, andiamolo a vedere, ci faccio il video, così faccio la reaction in tempo, diciamo, reale insieme a voi. Intanto mi sono informato su alcune chicche che tra poco vi dirò, ma andiamo subito a vedere questo trailer, il trailer numero 1, quindi può essere che ci sarà qualche altro trailer, però questo è il trailer numero 1, quindi andiamo a vedere subito questo trailer, forse l'avete già visto, però andiamo a vedere insieme, ovviamente non prima che, come al solito, già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte cose che dovete fare sempre, dai, andiamo subito a vedere il trailer di GTA 6. Andiamo a vedere, come potete vedere ci sta scritto trailer GTA 6 trailer 1, quindi probabilmente ci sarà qualche altro trailer. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Tanta, raga, questa tanta roba. No, raga. La grafica è spettacolare, raga, la grafica è spettacolare. Raga, sembra un film, raga. Questa è Vice City, perché è presa da Vice City, credo sia la stessa mappa, infatti avete visto. L'utilizzo anche di social network sembra ci sia a sto punto. L'utilizzo dei social network, quindi se c'è nel trailer ci sarà un motivo. Credo che quelli siano i personaggi principali. E poi mi fido. No. Quindi probabilmente saranno questi i personaggi principali. Ok, tanta roba raga, tanta. Quindi avete visto che molto probabilmente i personaggi principali sono quelli. Allora, alcune chicche, come avete visto, la grafica ragazza è una cosa esagerata. E infatti le prime chicche che ho trovato è stato che probabilmente uscirà, siccome uscirà nel 2025, probabilmente non ha la grafica così come l'avete vista dal trailer sulla PS5, perché nel 2025 molto probabilmente dicono che uscirà la PS5 Pro, e quindi con una grafica molto più esagerata. E invece per PC probabilmente uscirà un anno dopo, addirittura 2 anni dopo per PC. Ovviamente per far girare un gioco del genere sul PC ci vorrà la scheda grafica della NASA, però dicono che molto probabilmente uscirà 1-2 anni dopo, quindi 2026-2027, roba esagerata. E che altra cosa avete visto? Il parcheggio dove girava la macchina, quello è preso da GTA Vice City, proprio perché la città, la mappa dovrebbe essere la stessa di Vice City, e infatti, come avete visto, ci sta il parcheggio, il gioco della macchina, l'utilizzo di social network, la personalizzazione dei personaggi molto probabilmente, perché è personaggi mai visti. Tutta quella gente ci sarà davvero nel gioco o è soltanto un trailer così al momento? Non lo so, perché in GTA 5, cioè, andavi nelle parti, c'era pochissima gente, non è che c'era tutta sta gente come abbiamo visto adesso nel trailer, però dicono che sta cosa probabilmente ci sarà anche nel videogioco. Non lo so, lo scopriremo dopo. Voi ragazzi, cosa ne pensate di questo trailer? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Quindi oggi
piccolo video così al volo, al volo, anche perché è festa e quindi essendo festa abbiamo festeggiato diciamo, e la cosa col video di GTA 6, chi se lo comprerà per prima appena uscirà, appena sarà disponibile, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io non lo so se ci riuscirò, spero di sì, perché non c'ho manco una PS5, figuriamoci la Pro. Va bene, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao cari!